sono stati fatti una serie di errori che si sono accumulati l'uno sull'altro. Il primo è stato di pensare che in uno spazio straordinario si potesse fare un parcheggio sotterraneo. Il secondo è stato di pensare di affidare questi parcheggi alla gestione di operatori privati senza scrupoli. E voi sapete che questa cosa è stata fatta anche grazie ai superpoteri del sindaco Albertini, che ha potuto scegliere di bucare la città in modo così assolutamente indiscriminato senza portare queste scelte in consiglio comunale. Quindi attenzione, quando noi sappiamo oggi che questo sindaco ha i superpoteri e che non porterà in consiglio comunale le sue scelte, aspettiamoci scelte di questo tipo moltiplicate. Io credo che siamo tutti stufi di soluzioni rattoppo, di soluzioni temporanee che alla fine non fanno fare i passi necessari perché quest'area sia recuperata all'uso vero, e cioè alla presenza dell'acqua. Siamo consapevoli che questo spazio dovrà rinascere, e dovrà rinascere migliore di come era, cioè deve diventare un luogo dove pezzi diversi di città si incontrano. Si incontra la zona di Porta Genova, si incontra la zona di Corso di Porticinese, si incontra Corso San Gottardo, e deve diventare un luogo pubblico, pubblico di incontro, di dialogo, che in qualche modo recuperi la piazza d'acqua di Milano. Ora, che la Lega oggi dica che è giusto tornare ad avere una darsena con l'acqua ci fa piacere, ma devo dire in tutto il cuore che dubito della credibilità di affermazioni di questo tipo. Dove erano i signori della Lega? Dove era Salvini 2 anni fa, 3 anni fa, quando si è svenduta la darsena ai privati? Dove era quando non si è deciso di interrompere subito un contratto che era un contratto capestro, che dava ai privati la possibilità addirittura di aumentare il prezzo dei box e dei parcheggi ogni qualvolta c'era un ritardo nei tempi? Aspettiamoci che la campagna elettorale sarà una campagna elettorale in cui la responsabile della sua Caporetto, la signora Moratti Brichetto, porterà qui soldi, soldi suoi, soldi privati, cercando in tutti i modi di convincerci che c'è una soluzione rattoppo, temporanea, un maquillage provvisorio. Ecco, noi faremo credo tutto per smascherare questi tentativi, anche ad arrivando fino a obbligare a non farle queste cose.